nostro itinerario, magari. Porca tua, considerando i mezzi a disposizione di Novak, dovremmo incontrare della resistenza. Va bene, allora annulliamo la missione. In questo momento il nostro super sensitivo sta captando delle vibrazioni cattive. Facciamolo. Al mio segnale, 3, 2, 1. Sarrano vuole che facciamo saltare quel terminale. Occhio allora. Quando ci prelevano? Stai calmo, capo. Siamo in orario. Ehi! Che cazzo? Ti ho detto di innescare queste cariche, non di controllare le mail! Che state combinando? Che cos'è questa roba? La lista dei nostri colpi. Abbiamo ucciso persone innocenti. Novak era un reporter. Aveva appena documentato la corruzione di Sarrano. Voglio parlare con Sarrano. Generale Sarrano, io... Che cosa cazzo ti è saltato in mente? Mi stai chiamando dal luogo della missione. Tu, gran pezzo di merda! Chiudi quella fogna! E rispondi a una domanda. Queste persone... ci hai fatto ammazzare dei poveri innocenti! Come? In nome della Santissima Riverita Vergine Maria, cosa credevi di fare questa volta? Ai brutti criminali, traditori, assassini, agli ordini della Confederazione! Ci avete spacciato i bersagli per schiavisti, contrabbandieri d'armi, assassini! Sì, ho mentito. E allora? Chi abbiamo ucciso? Novak! Stava raccogliendo prove per incriminarvi, luridi pezzi di merda. Voi l'avete ucciso per insabbiare i vostri crimini. Esattamente che cosa facciamo? Voi servite con orgoglio un generale valoroso di questa confederazione. Una causa che sostenete con tanto fervore da sacrificare con gioia le vostre inutili vite per difendere la sua sicurezza, la felicità dei suoi comandanti e sostenere la sovranità dei suoi governanti. Ora, voi cani fetenti, vi prostrerete portandomi le vostre scuse o mi fotterò le vostre vite! Io adesso ti ammazzo! Ehi, amico! Ma che cazzo? Mi sembra che la decisione che hai preso per tutti noi sia piuttosto pesante. Ok, saliamo a bordo della Spectre verso i sistemi periferici. Fuori dai confini della Confederazione! Non credo che ce ne andremo da questo pianeta, Grayson. Oh mio Dio. Ehi, tutto ok, tutto ok. Non ti faremo del male. Andrà tutto bene. Ishii, stai con la ragazza! Tenete duro! Combattete! E voi stareste sparando? Non si direbbe. La faccenda si fa divertente! Forza, Gray, mi stai facendo fare tutto il lavoro! Sei famoso dalle mie parti. Ucciderti renderà famoso anche me. Esci! Corri, ragazzino! Ehi, Gray! Amico! In piedi, datti una mossa, capo! Forza! È un brutto momento! Sta arrivando. Oh, Ishii sta morendo, dico. È fortunatamente messo male. L'hai visto quello? Capsule di salvataggio dell'Ulysses. Ne ho viste un po' schiantarsi. Anzi, parecchie. Non importa. Alzate il culo, mi serve il vostro aiuto. A tutto il personale, evacuare immediatamente. Oh.
Mio Dio. Esci! Esci! Ah, merda! Riprenditi! Forza! Portatelo all'infermeria! Doc, se la... Vai e basta! La sua vita è appesa a un filo. Dobbiamo andarcene subito da questa nave. Non abbandoneremo Ishii! No, finché esiste una possibilità di salvarlo. Ok, ok. Doc ritiene di poter fare qualcosa. Devi aiutarlo, Doc. Con tutti i tuoi interventi di chirurgia cibernetica sul campo. Posso deve esserci qualcosa. Posso rimpiazzare le dita e gli arti, ma... Guardalo, Gray. Metà del suo corpo è maciullato. Provaci almeno. Lui lo farebbe per chiunque di noi. Forse... Forse potrei. Avrei bisogno di una cella energetica a fusione per alimentare la biogiunzione. Ah, esaurite da mesi, no? Dannazione! Deve esserci un altro modo! Le capsule di salvataggio dell'Ulysses. Alcune sono state espulse. Aspetta un attimo. I motori vanno con quelle celle. Sì, signore. Andiamo, Rel! Il tempo stringe. Tienilo in vita. Noi torniamo subito. Sono sincero con te, capo. Stavolta l'hai proprio fatta fuori dal bar. Lo so, ho fatto un bel casino. Aspetta, l'hai sentito? Il gran fottuto casino? Sì, lo sento. Figlio di puttana! Vai, vai! Sei meglio del mio portafortuna, capo. Dal tuo culo sprizzano solo gioie e divertimenti. E ogni genere di benedizione. Sta zitto, andiamo verso l'altra uscita.